Anticipazioni il segreto, puntata in spagnolo. Gracia perde la vita. Il segreto è sempre stato ricco di colpi di scena, ma con l'arrivo della nuova stagione, questi ultimi aumenteranno tantissimo. In particolar modo, alcuni personaggi perdono la vita in maniera imprevista, mentre altri tornano inaspettatamente a Puente Viejo. Ecco di chi si tratta e cosa sta per succedere. Anticipazioni il segreto, puntate in spagnolo. Gracia passa a miglior vita. Il salto temporale di 4 anni da una stagione all'altra porta i telespettatori a dover fare i conti con alcuni inaspettati addii. Dopo il decesso di Fernando, l'addio di Maria e la partenza di Francisca e Raimundo, i quali però hanno fatto ritorno nel paesello, anche Gracia è la protagonista di un grande colpo di scena. Infatti, dopo l'ingresso dei 16 nuovi personaggi che animano le trame di Puente Viejo, i telespettatori comprendono che la povera moglie di Ippolito è deceduta. Il Miranar, dunque, parla con Marcela e nel corso del loro dialogo fa riferimento alle tragiche circostanze che hanno portato alla morte della Hermosa. Di conseguenza, Gracia ha perso la vita nei 4 anni del salto temporale e Ippolito sembra non essersi ripreso dal lutto. Infatti, come si scopre dalle parole degli stessi personaggi, Ippolito, come Tristan, non è più riuscito a guardare sua figlia con gli stessi occhi dopo la morte della moglie. I lineamenti della bambina e i suoi atteggiamenti gli ricordano troppo quelli di Gracia e per questo motivo non riesce a prendersi cura di Belén come vorrebbe. Nel corso delle nuove trame, quindi, si scopre che la piccola Belén è sotto la custodia dei genitori della Hermosa ed è dunque distante anche fisicamente dal povero Ippolito. Il ragazzo però non sembra intenzionato ad andare a riprendere la bambina, proprio in considerazione della difficoltà che ha a rapportarsi con lei. Dunque Ippolito non si prenderà mai più cura di Belén? Ad ogni modo, la famiglia Miranar continua ad esistere, con lo stesso Ippolito, ma anche con Tiburcio, Dolores e Onesimo. I quattro restano a gestire l'emporio e nonostante le disgrazie che sono avvenute nel periodo in cui i telespettatori non hanno potuto assistere alle evoluzioni delle storie dei protagonisti, continuano a rappresentare il lato divertente del segreto. Anche per questa nuova stagione i Miranar allietano tutti con le loro stravaganze, ma anche con la loro simpatia e il buon cuore che hanno sempre dimostrato. Ma neanche Dolores vorrà occuparsi di Belén, o presto sarà lei a volere di nuovo accudire la nipotina? Anticipazioni il segreto, puntate spagnole. Ritorna la zia Eulalia. Quello della zia Eulalia è stato uno dei personaggi più crudeli della storia di Puente Viejo. La sua presenza nel paesello sembrava essere stata archiviata dopo quanto accaduto a Cristobal, con il quale Eulalia si alleò. La donna che la zia di Salvador Castro aveva deciso di stringere un accordo con il figlio illegittimo di suo nipote, allo scopo di distruggere Francisca Montenegro, che lei vedeva in un certo senso come la responsabile della rovina e della morte di Salvador. All'epoca però avvenne un drammatico colpo di scena, poiché, resasi conto della pericolosità di Garrigues, Eulalia provò ad allearsi con la Montenegro, proponendole di sconfiggere insieme il nemico comune. Ma la zia finì presto in manicomio, uscendo così di scena. Nelle attuali puntate però Eulalia è riuscita ad uscire dal manicomio, nel quale era stata sottoposta ad una terapia con elettroshock. Se i telespettatori si aspettano che questo abbia cambiato la donna, come avvenne con Aurora, che rimase fortemente traumatizzata dalla cura, in realtà non è affatto così. La zia di Salvador Castro, infatti, torna a Puente Viejo, con l'unico scopo di farla pagare cara a Francisca, che crede essere l'unica responsabile delle sue sofferenze
degli ultimi anni. Dal canto suo, in una confidenza fatta alla marchesa Isabel Los Visos, la Montenegro sostiene di essersi allontanata molto dal marito Raimundo, al punto di fuggire da lui, soltanto per evitare di metterlo in pericolo. Infatti la donna è minacciata da un pericolo che viene dal passato. A questo punto è probabile credere che in questo dialogo Francisca si riferisse al ritorno della zia Eulalia. La Dark Lady è terrorizzata dalla zia di Salvador, anche perché le ricorda le angherie che ha dovuto subire in passato. Chi vincerà in questo terribile scontro? Raimundo farà in tempo ad accorgersi che sua moglie corre gravi pericoli per colpa di Eulalia? Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole. Maria toglie la vita a Fernando. Nelle puntate spagnole del Segreto, tante cose stanno per cambiare. Infatti, prima dell'inizio della nuova stagione, che porterà con sé tanti addii, ma anche nuovi ingressi, arrivano tantissimi colpi di scena. Uno di questi coinvolge proprio Maria e Fernando, i quali hanno diversi scontri legati anche a Beltrán ed Esperanza. Ecco cosa succederà. Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole. Maria spara Fernando. Sta per arrivare il definitivo addio di Fernando a Puente Viejo. Infatti, dopo aver rapito Esperanza e Beltrán e aver tentato anche il rapimento di Camelia, fermato da Paco che però è stato assassinato, Fernando è intenzionato a fare del male anche a Maria. Arrivato alla villa, il Messia ha fatto in modo di restare da solo con la Castañeda, allo scopo, confessato da lui stesso, di toglierle la vita in maniera tale da poterla avere tutta per sé, almeno dopo la morte. Fernando, prima di arrivare nella villa di Francisca Montenegro, ha incendiato tutto il paesello, tra cui la stessa casona. Maria però non è affatto intenzionata a farsi uccidere, così, dopo aver recuperato completamente le sue capacità motorie, attacca Fernando e riesce a rubargli la pistola. La Castañeda si fa coraggio e gli toglie la vita, per poi fuggire e lasciando che muoia anche tra le fiamme della villa. Anche questa ennesima morte di Fernando lascia dei punti interrogativi, perché proprio per via delle fiamme non si può ritrovare il corpo. Ma questa volta sembra arrivata la fine definitiva per il Messia. La Castañeda riesce poi a riavere i suoi bambini e ritrova anche Emilia e Alfonso. Nell'incendio appiccato dal terribile figlio di Olmo, nessuno viene gravemente ferito, così Maria può ritrovare la serenità e confessa a tutti di essersi difesa da Fernando, uccidendolo anche perché stanca di rischiare la sua vita per lui, ma soprattutto farla rischiare allo stesso modo anche ai suoi figli. La ragazza poi decide di dare un'altra possibilità a Gonzalo e di allontanarsi definitivamente da Puente Viejo, che le ha portato solo problemi. Maria decide di partire alla volta di Cuba con i bambini, ricongiungendosi a suo marito e cercando di ritrovare l'amore perduto con lui. Il lieto fine per questa coppia finalmente quindi arriverà, dopo aver lasciato con il fiato sospeso i telespettatori, che mai avrebbero creduto di vedere una loro separazione. Emilia e Alfonso decidono poi di partire per Parigi e rivelano a Matthias di essere intenzionati ad andare poi a Cuba. Intanto la Ulloa ha dato alla luce una bimba, Natalia. Anticipazione Il Segreto, puntate spagnole. Elsa picchiata in carcere. Dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Alvaro, tante cose negative si abbattono su Elsa. La ragazza infatti viene privata di tutti i suoi averi dal medico e poi abbandonata sull'altare. Il piano di Antolina in questo modo va a rotoli. A Isaac intanto scopre da Juanote che il bimbo che Antolina aspettava era del ragazzo e che la donna aveva avuto una relazione extraconiugale proprio allo scopo di restare incinta.
Il guerriero così la lascia e Antonina, rimasta sola, decide di denunciare Elsa per adulterio. La Laguna viene arrestata e passa in carcere dei pessimi periodi. Intanto Juanote, che avrebbe potuto testimoniare davanti a un giudice contro la Ramos, raccontando tutte le sue bugie, muore prima di poterlo fare in circostanze misteriose. Antonina nel frattempo è ancora decisa a farla pagare ad Elsa. La ragazza dal punto di vista dell'ex ancella è l'unica responsabile di tutte le tragedie della sua vita. La Laguna resta in carcere per l'accusa di adulterio, così Antonina decide di pagare una compagna di cella della ragazza affinché la aggredisca e la attacchi. La donna accetta i soldi di Antonina e decide di portare a termine perfettamente il lavoro che le è stato assegnato, aggredendo in maniera atroce e brutale la povera Elsa. La Laguna viene soccorsa dalle guardie e portata in ospedale perché le sue ferite sono gravi, ma in realtà la ragazza non è in pericolo di vita imminente, o almeno non lo è, a causa delle percosse. Proprio in ospedale, sottoposta ad alcuni accertamenti, Elsa scopre di avere dei gravissimi problemi di salute, che sono destinati a portarla alla morte. La Laguna è sconvolta da questa scoperta, dato che immaginava di avere un futuro felice, ormai insieme ad Isaac. Ma per fortuna è proprio quest'ultimo a intervenire, cercando un luminare che eviti il peggio. Cosa succederà ad Elsa? Morirà? Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.